Buonasera a tutti i radioascoltatori di Radio Adige TV, benvenuti a questa nuova puntata di Verona in Musica. Io sono Annalisa Mazzolari e ho l'onore di avere ospiti qua oggi due ragazzi che sono Francesco Costa e Davide Peretti degli Sky and Streets. Ciao a tutti. Ciao ragazzi, come state? Tutto bene, grazie. Bene, super. Allora, Sky and Streets nascono nel 2010 e quindi, dieci anni fa, un sacco di tempo. Siete praticamente... Non ricordarselo. No, esatto. Eravamo bambini e il tempo passa per tutti. Vabbè dai, come se foste dei vecchiardi proprio. E siete proprio cresciuti assieme, quindi, o meglio, io so in realtà anticipatamente che Davide tu sei arrivato dopo, giusto? Però lascio a voi la parola, raccontate un attimo come si è formato il gruppo, qual è stata un po' la storia. È stata un po'... parlo io Davide, scusami, dopo ti lascio. Prego. È stata un po' un'idea di me e di Alessandro Filippi, l'altro chitarrista, e suonavamo, eravamo piccoli, eravamo forse alle scuole medie, e abbiamo iniziato a fare qualche prova, qualche suonata insieme, fino a poi ad aggiungere Luca Rosini, il bassista attuale, e il primo batterista Marco Azzolini. E da lì abbiamo cercato di, come una cover band, quindi di suonare un po' un rock, il classic rock che tutti gli adolescenti passano a una certa fase della loro vita, e fino poi a decidere insieme di dire: beh, a noi ci piace, ci stiamo divertendo, e facciamolo diventare sempre più serio questo progetto. Quindi abbiamo preso Davide, perché comunque aveva una gran classe con la chitarra e ce l'ha ancora, visto che è ancora qua con noi. E sono lusingato, poi... non è vero comunque, ma sono lusingato lo stesso. E poi quindi abbiamo deciso di proseguire con progetti sempre un po' più alti, quindi con dei singoli, con delle canzoni nostre, con dei live in posti più diversi, più lontani anche dalla nostra comfort zone, che è il nostro piccolo comune di Razzise, e fino al nostro primo album l'anno scorso, nel 2019. Quindi direi che qualche sassolino nella scarpa ce lo siamo tolto. Caspita. Però sì, abbiamo fatto una bella strada insieme. È una grande soddisfazione, molto. Tra l'altro molto. Dopo ascolteremo il vostro singolo, siete molto particolari perché... diciamo seguite un po' la scena del rock and roll, quindi fate proprio battere il piedino mentre suonate, però si sente che è molto radicato in suoni, in sound moderni, cioè quindi sì. Ricercati da questo punto di vista. Sì, esatto, un po' quello che è il nostro obiettivo, di fatto prendere i grandi pezzi, no? Le grandi idee di fatto del passato, però con un sound un po' più moderno e anche magari con delle idee che possono essere curiose senza cadere troppo nei cliché. E quindi insomma adesso stiamo comunque andando avanti, e tra pezzi nuovi che usciranno e, insomma, sarà tutta una cosa da scoprirsi andando avanti. E infatti volevo chiedervi, intanto stiamo guardando il video di Hey Yeah, che poi andremo ad ascoltare, volevo chiedervi, visto che siete un gruppo musicale, come è andato questo periodo Covid, ecco, essendo stati separati? È stato una bella botta, nel senso che noi siamo abituati a vivere con i concerti estivi in particolare, con le serate, con i festival, con contest, tutto quello che l'estate porta nel mondo musicale poi. Della musica dal vivo, e quindi oltre a non poterci trovare, a non poter provare, a non poter suonare insieme o costruire nuove canzoni insieme, non potevamo neanche suonare fuori, suonare dal vivo, e ci siamo attrezzati come potevamo, ognuno a casa propria, con un microfono, con una piccola scheda audio, con qualche programmino, e abbiamo cercato di fare due progettini piccolini, uno per presentare il nuovo batterista, che è Marco Peretti, che fortunatamente siamo riusciti a trovare anche in questo periodo, e invece per presentarlo quindi con la cover di Revolution dei Beatles, e l'altro invece cercando di coinvolgere alcuni fan, alcune persone che volevano partecipare insieme a noi alla cover di Imagine, che diciamo che in quel periodo di quarantena poteva essere anche un po' un modo per mettere il sorriso sulla faccia di tutti, ecco. Esatto, sì, ho sentito molti artisti che l'hanno proprio suonato come esatto.
Bello, molto bello. E adesso state progettando qualcosa di nuovo, invece avete messo in... Beh, a parte queste due cose un pochino più piccoline, ecco. Sì, proprio prima del lockdown, fino a 2 settimane prima, eravamo in studio di registrazione per registrare 3 nuovi brani che usciranno nel più breve periodo possibile, ma insieme a loro il progetto è quello di portarci avanti con nuovi pezzi per un nuovo album e quindi di continuare a scrivere, di continuare a registrare fino al materiale abbastanza per un album fresco, nuovo, con anche sonorità molto diverse da quello che abbiamo fatto l'anno scorso e con delle strutture proprio molto più ricercato, molto più studiato, anche molto più tecnico forse. Sì, dato al fatto comunque che siamo cresciuti anche noi, a parte chiaramente l'età che abbiamo, ma un po' la crescita professionale. Adesso noi non siamo professionisti, diciamo che suoniamo ovviamente sia per diletto, comunque, come ha detto Francesco prima, alcune piccole soddisfazioni ce le siamo tolte. E il nostro obiettivo, appunto, sì. Sembra quello di fare cose magari sempre più ricercate, sempre più interessanti dal punto di vista musicale. Certo, è forte questo spirito, cioè ci sta un sacco. Si sente che siete attenti in questa ricerca continua ed è importante soprattutto per il gruppo, perché non è scontato avere quella sintonia che ti permette comunque di confrontarti, ascoltarsi, perché non è appunto come ho detto prima, non è scontato. E quindi, che dire, io sono veramente super curiosa di ascoltare quello che arriverà. Grazie. E anzi, diteci dove possiamo seguirvi per rimanere aggiornati su tutti i vostri progetti futuri. Tutti i canali social di Facebook, Instagram, YouTube, siamo su Spotify e soprattutto a breve arriveranno anche delle date che siamo riusciti a trovare per quest'anno. Dal 17 agosto, anzi, è una delle prime date che riusciremo a suonare proprio alla Zise, in centro. Alla Zise, quindi seguiteci su tutte le pagine social che noi ci siamo e sveliamo ogni giorno qualcosa di nuovo su di noi. Perfetto, ottimo. Allora io vi ringrazio Francesco e Davide per essere stati ospiti, Grazie a nostri te, Annalisa, ospiti. davvero. Grazie a te, Annalisa. E allora noi ci salutiamo ascoltando la vostra Hey Yeah e vi mando un abbraccio e un in bocca al lupo per tutti i vostri progetti futuri. Grazie Qui da mille. Verona in Musica è tutto e un saluto a tutti i radioascoltatori. Ciao ciao. A tutti. I wanna sell my soul to feel the love on time to make me happy. Not on my knees, you give attention to what I need and I swear that's up for all to see. So I wanna play, nothing to lose. I wanna put on my new pair of shoes. Get the fuck out, let's get right now. I wanna hear you say hey yeah. Let me hear you say hey yeah. One more time. I wanna rule the world with my rules on a big light screen that everyone sees, and the first is scream, the second are mine, and third is love. So please don't you cry, 'cause I wanna play, nothing to lose. I wanna put on my new pair of shoes. Get the fuck out, let's get right now. I wanna hear you say hey yeah. Let me hear you say hey yeah. I wanna hear you say hey yeah. One more time. I wanna hear you say hey yeah. Let me hear you say hey yeah. I wanna hear you say hey yeah. One more time. To
nothing to lose. I wanna put on my new pair of shoes and get a fuck out. Let's get right now. I wanna hear you say hey yeah. Let me hear you say hey yeah. I wanna hear you say hey yeah.